Sono sicuro che se ti chiedessi perché rivuoi la tua ex, tu sapresti darmi una risposta di cui sei convinto al 100%. Vale a dire, lei è l'unica al mondo, io voglio solo lei, è l'unica donna che ho amato mai veramente e tante altre cose. Ma queste sono risposte razionali. Se potessimo scavare veramente nel tuo inconscio, cosa troveremmo come risposta? Lo vediamo adesso. Scarsità. Beh, lei è stata la tua ultima relazione, quindi anche per la tua mente è la soluzione più facile da individuare per sentire meno la mancanza, perché di questo si tratta. Se fossi un uomo che ha tante possibilità, la sentiresti così tanto questa cosa? Per come ti faceva sentire? Tutti nella relazione abbiamo questo bisogno anche un po' egoistico del fatto che forse la motivazione più facile da rintracciare è che ci faceva sentire bene e quindi noi vogliamo tornare a provare quelle sensazioni, tornare ad avere quel accudimento da parte di lei. E ripeto, è un sistema motivazionale più che giustificato. L'importante è che non sia sfociato in una forma di dipendenza affettiva, che non c'è bisogno che ti spieghi perché sia una cosa malvagia. Vendetta. Soprattutto nella fase di elaborazione del lutto numero 2, la fase della rabbia, è probabile che tu ti metta in testa la cosa di ok, io ho sofferto tantissimo, vorrei far soffrire anche lei, quindi la voglio riconquistare per poi essere io a mollarla e far sì che lei si metta nei miei panni di sofferenza. Una motivazione abbastanza brutta, no? Ma non per questo poco comune. Trascurando altre motivazioni razionali come abbiamo dei figli assieme, abbiamo condiviso un sacco di cose, vedevamo un futuro insieme. Troviamo la motivazione più sana di tutte, perché vedevate l'uno nell'altra un vero valore aggiunto. Ti svelo un segreto, non esiste una sola motivazione alla base dei motivi per cui la vuoi riconquistare. Spesso queste motivazioni si fondono, sono tutte assieme nello stesso calderone emozionale. Il punto è, quale di queste è prevalente per te? Perché se è prevalente l'ultima, allora parliamo di riconquista sana, ma se parliamo di idealizzazione e quindi del fatto che l'hai sopravvalutata e forse non la vorresti veramente, nel senso che magari davvero a mente lucida ti rendi conto che forse lei aveva più difetti che pregi, o forse non eravate davvero fatti per stare assieme, allora ti invito a lavorare su te stesso e acquisire consapevolezza, in modo che la risposta che tu possa dare a te stesso non sia viziata da tutte queste motivazioni malsane.